Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi spacchettiamo, da come avete letto dal titolo, inizio sempre così i video, la friggitrice ad aria di Kosori, che ho ricevuto omaggiata da appunto il brand perché hanno voluto farmi provare, visto che hanno guardato i miei video dove cucino e sapete che a me piace un sacco cucinare, e quindi mi hanno omaggiata di questa friggitrice ad aria che andremo a spacchettare insieme a provare. Infatti ho già messo sulla pasta della pizza che ha fatto mamma e vedremo come cuocere tutti i cibi con la friggitrice d'aria, che come sapete vi riduce fino al 95% di grassi in meno, quindi cioè nel senso non andate ad utilizzare una vera e propria friggitrice ma è ad aria, tipo un forno ad aria, quindi tutti i grassi cadono sul fondo del cestello e voi mangiate cibi sani, molto più sani. È la prima volta che provo e utilizzo la friggitrice ad aria, infatti sto tipo in ansia perché non vedo l'ora di sapere se sarò capace di utilizzarla, ma Kosori garantisce un utilizzo facile e veloce per tutti quanti. Infatti quella che hanno inviato a me è apposta per quelli che come me non l'hanno mai provata e per tutti coloro che amano sperimentare cibi diversi. Mi sono già guardata delle ricette e prossimamente anche nei key vlog che farò non vedo l'ora di farvi vedere che cosa prepareremo insieme. Tra l'altro ho scoperto che Kosori è una marca, un brand dedicato proprio alle friggitrici ad aria, quindi è proprio il principe di tutte le friggitrici, e tante di voi mi hanno scritto su Instagram perché ho messo la foto della scatola un po' censurata per farvi un vedo non vedo, e tante di voi mi hanno scritto che l'hanno utilizzata, che ce l'hanno e quindi si trovano strabene, che consigliano l'utilizzo anche a moi, quindi non vediamo l'ora tutte quante e la mia mamma. Ora vi faccio vedere il pacco che mi è arrivato. Questa è la friggitrice ad aria che, come vedete, il modello è la Smart Air Fryer, fino a 6-4 litri, quindi possiamo veramente cuocere un sacco di cose e per un'intera famiglia. Andiamo ad aprirla. Abbiamo tolto friggitrice ad aria dalla scatola e qua sotto all'interno del pacco, a parte che era tutto imballato strabene, abbiamo trovato questo ricettario, il manuale di istruzioni, la garanzia di 2 anni, ricettario e tutte le anche qua le istruzioni per cucinare vari tipi di cibo in tantissime lingue, quindi trovate tutto qua. Se siete più tecnologici, questa friggitrice d'aria ha anche un'applicazione che infatti scaricherò adesso, dove potrete anche lì utilizzare il ricettario e avere altre informazioni. Spacchettiamo! Che bella! Oh ma wow! Super capiente! Proviamo la resistenza, questa è la friggitrice ad aria, adesso ve la faccio vedere più nello specifico, e loro consigliano, come tutte le cose nuove, di andare a lavare appunto questa parte. Questa invece è la parte che alleggerirà i vostri cibi, perché qua andranno messi i cibi che andrete a cucinare e sul fondo si andrà poi a depositare tutto il grasso per riuscire a mangiare in modo un po' più leggero. Prima di scaricare l'app, ovviamente dobbiamo accendere la nostra Kosori, però andremo prima di tutto a lavare i componenti, che sono questo e il cestello. Li andremo a lavare semplicemente con acqua e sapone, anche loro consigliano un lavaggio senza spugne abrasive per non andare a rovinare la superficie della macchina, così da non andare a far attaccare in futuro poi i cibi, perché è fatto tutto apposta, come sapete non vanno mai utilizzate spugne abrasive su tutto ciò che è antiaderente. Ovviamente questa parte qui potete passarci un panno inumidito, anche qua senza troppi detergenti che potrebbero andare a rovinare soprattutto la parte anche del display, perché qua in alto come avete visto troviamo il display touchscreen, che è molto comodo e con diverse funzioni che dopo andremo a vedere. Prima cosa, laviamo i pezzi. Questa, come vedete, è una spugna non abrasiva, morbida, l'ho già insaponata. Andiamo semplicemente a passarla per pulire il cestello e la griglia. Per prima cosa andiamo ad infilare questa parte all'interno del cestello, semplicemente premendo verso il basso.
Una volta posizionato, ecco il nostro cassettino pronto. Quindi all'interno potrete mettere tutti i vostri cibi, patatine fritte, pollo, fare un sacco di ricette. E questa parte farà colare tutti i grassi sul fondo del cestello. Infatti, il vassoio di cottura non solo filtra l'olio e il grasso, ma vi assicurerà che l'aria calda circoli uniformemente all'interno del cestello. Inoltre, il fondo del cibo può essere cotto uniformemente grazie al riscaldatore inferiore. Per prima cosa dovremo fare un primo utilizzo della macchina. Vado ad inserire il cestello e ad attaccare la presa. Una volta collegata la presa, ovviamente si accenderà il nostro display e potremo anche collegare l'app, quindi questo è il momento di scaricare l'app e iniziare ad associarla alla nostra Cosori Dual Blaze. Sto provando ad associarla, questo è il segnale del wifi, sto anche aggiornando il firmware della friggitrice d'aria e qui è tutto pronto, quindi aspettiamo che si aggiorni il programma. Qua come si presenta l'app con tutto il menu per poter iniziare a cucinare e un sacco di ricette che non vedo l'ora nel tempo di provare. Ora dobbiamo farla andare per la prima volta a vuoto perché il dispositivo è nuovo, quindi per evitare quegli strani odori da plastica o comunque metallici la andiamo a fare un giro a vuoto, quindi l'accendo. Come vedete è già impostato, ho visto anche tutti gli altri tutorial e anche loro spiegano che è già impostato il primo utilizzo, bisogna solo far play e lasciarla andare per 10 minuti a 180 gradi come ha impostato lui. Che bellino il display col menu, quindi premiamo play e aspettiamo 10 minuti. Eccoci qua! Allora, sull'app mi è già uscito che sta andando la nostra friggitrice ad aria, bellissimo con il timer. Importantissimo, dicono di lasciare il dietro, infatti c'è una presa d'aria, di lasciare il dietro vuoto, di non appoggiarlo contro a mobili o muri per permettere il ricircolo dell'aria e far funzionare al meglio la nostra Cosori. È quasi pronto il nulla, però ecco qui, sia sul timer del telefono che come vedete sul display esce la scritta END, quindi abbiamo finito il primo ciclo. Il tuo cibo è pronto, goditelo. Ricordiamoci sempre che il cassetto sarà caldo, quindi prima di prendere con le mani state molto attenti prima di tirarlo fuori. E voilà! Ecco che abbiamo cucinato il niente, però questa era la prima prova. Ci sono degli odori di nuovo, perché scaldandosi hanno emanato questi odori di plastica metallo. Una volta chiuso il cassettino troviamo di nuovo tutto il display acceso, pronto per scegliere le nostre modalità e personalizzare i nostri piatti. Perfetto, siamo pronti per iniziare a preparare le nostre pizzette e qua ci sono tutti gli ingredienti. Come vedete abbiamo le pagnottelline di impasto di pizza fatto dalla mamma. Saluta mamma. Ciao. Ciao. Poi abbiamo mozzarella, poi ho preparato il sugo con origano, sale e olio. Non ho purtroppo l'olio spray, quindi andrò semplicemente a sporcare un po' di Scottex con l'olio e a passarlo nella parte interna del cestello, perché dicono appunto di fare due spruzzatine. Come vedete all'interno, ve li ho fatti vedere anche all'inizio, non entro troppo perché è ancora caldo, ci sono doppi riscaldatori che cuociono più velocemente ed intensificano il sapore dei cibi. Poi abbiamo la funzione di riscaldamento 3D, che offre due modalità e include 6 opzioni preimpostate per gli alimenti comuni, oltre a 6 modalità di cottura preimpostate. Questa versatilità lo rende estremamente semplice e conveniente per i principianti, offrendo un'esperienza di cucina multifunzionale. Ovviamente potete cucinare tutti i cibi che volete, dalla pasticceria, cibi come bistecche, pesce e verdure, quindi un sacco di opzioni. Come ho detto prima, qui dentro troverete tutte le ricette e anche sull'app. E sull'app vi segue passo passo per ogni azione e c'è anche l'opzione per non andare a toccare il touchscreen col dito, quindi se state maneggiando dei cibi e avete le mani sporche, saranno avanti da sole col comando vocale, una roba veramente super tecnologica. E insomma, trovate tutte queste informazioni sia nel ricettario che sul sito internet. Nell'info box, mi raccomando, trovate il link per accedere alla pagina per visualizzare il prodotto ed eventualmente acquistarlo, ve lo lascio nella descrizione qua sotto. Quindi iniziamo a cucinare, adesso vi zoomerò la parte aesthetic del tutto e prepariamo la nostra pizza. Per prima cosa andremo a prendere i nostri panetti, circa di 18 cm, fate conto che poi in base a come li disponete all'interno del cestello vedrete quanti ce ne stanno, in base anche a quanto li allargate. Io li voglio fare abbastanza cicciotti, non troppo
sottili, perché voglio dargli l'aspetto e anche il sapore, visto che stiamo friggendo ad aria, e l'impasto della pizza fritta, come se andassimo proprio a ricreare la nostra pizza fritta. Quindi lascio il bordo un po' più alto, deve essere circa di questa grandezza. Andiamo a passare un po' di olio sull'impasto, e già che ci sono sporco anche lo Scottex, visto che non ho l'olio spray, dopo andrò a sporcare il cestello con lo Scottex e l'olio. Piazziamo il nostro impasto. Sì, dai, secondo me due piccolini ci stanno ancora. Possiamo iniziare a condire. Mettiamo il pomodoro. Facciamo di nuovo un giro di sale sulla mozzarella. L'oliettino qua poco poco. Io sono fissata con l'origano. E voilà! Siamo pronti per inserire il cestello dentro il cassettino, dentro la friggitrice ad aria, e impostare il programma per iniziare a cucinare le nostre pizze. Allora, io vado ad aprire l'app, dice di selezionare la funzione air fry, frittura d'aria, e impostare la temperatura su 195 gradi e la durata su 14 minuti. Ok, air fry, con questi tastini andiamo ad aumentare fino a 195 per 14 minuti. Vedete che è su air fry. E siamo pronti! Iniziamo! 2, 1! È pronto! È pronto! Mi è arrivata anche la notifica sul telefono che il mio piatto è pronto. Il tuo cibo è pronto, godilo! Wow! Wow! Oh mio Dio! No, ragazzi! Cioè, questa è magia. Questa è Johnny quasi magia. Che carine! Ma sono troppo carine, buone! Guardate! Guardate che meraviglia! Ragazzi, questa è la pizza. Cioè, non so se riuscite a percepire la croccantezza. No. Wow! No, vabbè, è lievitato pure, guarda com'è soffice. Ti sta facendo venire l'acquolina, vero? No, mamma, la devi provare. No, mamma, la devi provare, te lo giuro. Com'è? Buono. Buono, vero? Ma ci rendiamo conto? Mamma mia. No, vabbè, non ha niente a che vedere col forno comunque. Vi giuro, è gustosissima, fragrante. Eppure leggera, perché a differenza di quando la facciamo al forno, l'impasto non fa in tempo a lievitare abbastanza. Cioè, non diventa così. Questa è proprio come se fosse fritta, ma non si sente la pesantezza del fritto. È proprio croccante fuori e morbida dentro. Mi sa che d'ora in poi le pizze le faremo così. Dall'altra, ora ne facciamo altre 4. Vanno via come il pane. Raga, voto 10 più. Veramente, buonissime. Come avete visto, è super semplice preparare dei piatti con la Cosori Dual Blaze. Come vi ho detto all'inizio del video, trovate nell'info box i dettagli e il link e accedere quindi al prezzo più basso con i coupon limitati sulla pagina di Amazon. Ovviamente proverò anche a fare il pollo fritto, voi vedrete il seguito delle clip della preparazione del pollo e l'assaggio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio ancora il brand Cosori, ringrazio voi ovviamente per aver visto questo video, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo con le prossime ricette nei K-Vlog.
profumino che non vi dico. Siamo pronti! Wow! E voilà! Ecco qua le nostre chicken tenders pronte. Sembrano veramente croccanti. Eccoci qui prontissimi per assaggiare le nostre chicken tenders ai Doritos. Solo che scottano. Wow. A parte il fatto che sono croccantissime fuori ma succose dentro, sono rimaste ben cotte ma sono rimaste molto, molto umide all'interno, nel senso che si sente proprio il sapore della carne. Quindi crea, vi giuro, una specie di connubio perfetto tra il croccante e il secco fuori e il morbido e succoso dentro. Spaziali. Spaziali. Ma che cos'è sta macchina? Voto 10 più. Cioè, guardate la carne. Meravigliosa, brava. Brava.